Malborghetto, arco quadrifronte. Si presume a commemorazione della vittoria di Costantino su Massenzio. Questa, diciamo, l'ipotesi più accreditata, ma secondo me invece quella meno accreditata, ma più logica, pure se lì c'è scritto Constantinus Petra Santa, eccetera, restauravit, secondo me questa invece è stato completato in questo modo alla vittoria del 409 d.C. di Germanico, appunto sui Germani. Perché non si spiegherebbe altrimenti il fatto che sia qui a 20 km quasi, e cioè a 10 miglia più o meno esatte, 10 miglia romane, dal Campidoglio, non ci avrebbe senso, perché la battaglia di Prima Porta, appunto detta di Prima Porta ma successivamente, da parte dei due contendenti, diciamo, la conquista dell'impero, è stata, diciamo, combattuta più o meno a 5 miglia, a partire da 5 miglia romane, cioè dal decimo, dodicesimo chilometro, tredicesimo chilometro, cioè da quella dove oggi c'è il Labaro. Infatti lì sono stati trovati molti resti della battaglia, fra cui anche un Labaro, e si è chiamato Labaro per questo motivo, è al decimo chilometro. E da lì la battaglia si è poi spostata, è stata la battaglia più cruenta probabilmente della storia, perché c'erano 200.000 soldati dentro, inseriti in questa battaglia, che venivano dai quattro angoli dell'impero. E quindi la cosa più importante è che questa battaglia è durata più o meno 3 giorni. Ed è cessata solo, ed è stata conclusa solo con la morte di Massenzio, che secondo la leggenda iconografica più diffusa e adottata più volte anche per esempio con Alarico, che si dice che sia affondato nel fiume Bisento, come appunto Massenzio nel Tevere, a causa dell'armatura che indossavano. E quindi con l'armatura, non potendo nuotare, sono andati a fondo e quindi affogati. Nel caso specifico di Massenzio, sembrerebbe addirittura che ci sia cascato con tutto il cavallo dentro il fiume. Che adesso gli ultimi studi confermano che non è morto cadendo da Ponte Miglio, ma cadendo da un ponte lì vicino. Beh, probabilmente un ponte di legno che era stato fatto Sì. per far attraversare, perché magari Ponte Come peraltro non abbiamo Miglio avuto un ponte militare fino a fino a poco tempo fa. 20 anni fa che costeggiava il ponte Il Flaminio. ponte Bailey, se preferisci, dal generale che se lo inventò, perché lo costruì, come fecero i romani sul Reno, che costruirono il ponte in 4 giorni. Che tra l'altro ci fecero vedere, ricordo una bellissima trasmissione di Angela, di Alberto in questo caso, dove appunto sperimentalmente No, no, in tentarono. Germania, un'università tedesca, con i suoi studenti, ha riproposto la realizzazione del fiume sul Reno, proprio nel stesso identico posto dove Esatto. stava, e ha fatto la E non replica di hanno, non come. hanno, sì, ma non hanno raggiunto la velocità dei romani. Ah, certo, però hanno dimostrato che era possibile farlo in Esattamente, 4 giorni. no, ci hanno messo di più. In ogni caso, prima di chiuderla questa, io immagino che tu voglia Anticipazione. chiudere questa anticipazione, ricordiamo che la vittoria Costantin. di Costantino fu dovuta al fatto che lui le sue truppe le aveva raggruppate sul Monte Soratte, e quando venne giù di qua, perché questa è stata una Battaglie delle più aree cruente. maggiormente interessate, fece venire giù di corsa le truppe dal Monte Soratte, che vennero fresche e caricate perché attaccarono Aspetta gli che altri. rispondo al telefono, tu vai avanti. Allora io vado avanti, ma praticamente ho detto tutto quello che c'era da dire. Qui c'è
Io ritengo che questo sia stato il primo arco che Costantino ha fatto costruire, che è stato costruito immediatamente dopo la battaglia, mentre il cosiddetto arco di Costantino è stato edificato a potere costantiniano già consolidato, perché l'arco di Costantino, che è uno di quelli migliori, più belli, più imponenti qui di Roma, è indubbiamente dovuto al fatto che quest'uomo aveva talmente in mano il potere che obiettivamente nessuno poteva dire nient'altro. Quest'altro fu costruito prima, perché doveva ricordare appunto semplicemente la vittoria. La battaglia è durata comunque parecchio tempo, perché di qui a Ponte Milvio c'è qualche chilometruccio e le truppe di Massenzio si sono lentamente ritirate, anche perché poi erano costituite in prevalenza dai pretoriani. I pretoriani non erano gli ultimi venuti, erano in ogni caso truppe scelte. Tant'è vero che poi cosa ha fatto Costantino? Ha eliminato i pretoriani, è chiaro, perché erano sicuramente fedeli a Massenzio, in un quadro generale in cui Massenzio non rappresentava l'alter ego. C'erano sempre quattro Cesari che comandavano a Roma, quindi era uno dei quattro Massenzio. Pur evidentemente, e qui non facciamo una semplice illazione, i pretoriani avevano in qualche modo stabilito un rapporto di fedeltà con Massenzio, tant'è vero che Massenzio stava a Roma e nel caso specifico stava a perdere tempo guardando i giochi. Quindi queste sono le cose che vanno ricordate, e quindi i fessi sono quelli che ci lasciano sempre le penne, e invece di organizzare la battaglia stanno a guardare i giochi, come se i giochi non fossero in realtà delle finte battaglie, oltretutto, perché non è che devi fare niente in particolare. E la cosa mi ricorda un altro aspetto interessante, è l'attenzione che il buon Kissinger, organizzatore di battaglie, di colpi di Stato, delle peggio cose, si divertiva ad andare a vedere assieme a Agnelli le partite dell'Inter, come se organizzare una battaglia, un attentato, un assassinio di un capo di Stato o quant'altro non fosse più interessante, più esaltante che distendersi nel guardare della gente che dà dei calci ad un pallone. Questa è poi una mia personale considerazione. Poi alla fine adesso vi farò vedere, grazie all'avvenuta di Orazio, il quale è qui, e vi farò vedere una cosa molto importante, cari amici, perché si parla niente un po' di meno che di apparizione delle fate. Non dimenticatevi che qui abbiamo a che fare con l'apparizione delle fate, capito? È qui, e lo potete vedere tranquillamente, apparizione delle fate, che non è uno scherzo, questo è un libro, è un testo importantissimo. Ecco che viene Orazio, gli facciamo vedere il testo, l'apparizione delle fate, eccolo qui. Quali fate? Ti passo le fate, tu guarda, filma questo libro che io ho trovato e poi ti Le fate esistevano già in epoca zoroastriana. Certamente. Quindi non è una cosa nuova. No, vabbè, comunque questo è il libro relativo all'apparizione delle fate, poi ti faccio vedere qual è l'apparizione delle fate. No, perché il mago appare con Zoroastro, cioè l'abito a blu con le stelle, il sole, l'iconografia, la luna. Ma non è quel mago che mangia segale e caga spagolo. No. Allora ti faccio vedere perché c'è stata l'apparizione delle fate. Eccole qui le fate. Cari amici, sono queste qui. Sono le streghe, non le fate. Appunto, sono le fate cattive. Allora, una è quella che ha appuncicato. Allora, ti dico una novità, aspetta un attimo. È uscita una circolare amministrativa per le scuole, per cui i bambini sotto i 6 anni possono comunque frequentare l'asilo fino al 2020. Esattamente, mi pare ovvio. Quindi già si stanno cagando addosso. Esattamente. Allora, questo ci consente di dire chi sono queste fate. Allora, una fata, io parlo delle due fate cattive, no? Allora, una... La Fedeli e la Lorenzina, allora, va bene.
Una è quella che ha appuncicato... No, una è quella il diplomato del liceo scientifico, lo sa solo lei come ha potuto diplomarsi... Ma con la raccomandazione del prete. Certo, e lei addirittura è una che ha fatto le scuole, come si chiamano? L'avviamento al lavoro. Sì, l'avviamento. Lo sai che... allora... Si chiamava avviamento al lavoro, c'erano le scuole medie... Mia suocera, che aveva fatto la scuola d'avviamento, ne sapeva, io lo posso confermare, di igiene... medica e casalinga molto molto di più di tutti i medici, no, di tutti i medici che io, perché tra l'altro era una sommatoria, era una scuola che preparava al lavoro, cioè tu uscivi da lì, andavi a lavorare e eri capace, non dovevi fare l'apprendista per due anni. È naturale. Eccolo qui di nuovo. Allora, fammi dire e completare. Una è quella che ha puncicato quella bella ragazza che poi è diventata la bella addormentata nei boschi. E l'altra, quella che smutandata, diciamo, esatto. Ecco, la smutandata. E l'altra è quella che ha che no, adesso girava... che adesso sostituirà Errani, sì, come responsabile della ricostruzione del centro Italia. Esatto. Mi immagino che cazzo di casini, no, che combinerà questa. Cosa faremo? Le bruceremo in effigie. Le mutande. No, le bruceremo in effigie. Lo sai che no, le bruceremo le mutande. In quelle feste no, dove bruciano l'effigie della strega, no? Della befana e della strega. Noi le bruceremo in effigie, ma fammi finire. Questa invece è quella che ha puncicato quell'altra che era, era la strega cattiva, questa qui, che puncicò Biancaneve e Sette Mani. Sì. Che poi ovviamente... Solo Biancaneve. No, aspetta. No, scusa, ho sbagliato io. Una ha puncicato ed è questa qua. Ok. L'altra... Ma quella è Maga Magò. E l'altra... tu ce l'hai presente Maga Magò, dei fumetti di Disney? Ricordo, è lei. Solo che, è proprio l'ufficio suo. Maga Magò era simpatica, questa è soltanto antipatica e scema. Allora, questa qui è quella che ha fatto mangiare la mela avvelenata a Biancaneve e Sette Nani. Quella dello specchio. Oh, hai capito? È lei questa qui che ha fatto mangiare la mela avvelenata. Tant'è vero che cosa gli hanno dato? Gli hanno dato la gestione delle scuole... avvelenate. Non solo, ma anche dell'alimentazione. Certo, delle scuole. Che avvelena i bambini. Quindi avete capito che questo libro, cari amici, è giusto e questa... è l'apparizione delle fate e queste sono le fate. Un po' abbacchiate, guarda, atteggiamento proprio di da rilassamento avvilito. Di rilassamento muscolare. Rilassamento avvilito. Dopodiché questa prima parte del nostro video l'abbiamo finita e vi preannunciamo che parleremo sempre di sanità. A presto. Allora, io volevo concludere facendo di nuovo una zoomata, perché ricordando che questo luogo bellissimo fino a una ventina di anni fa era del tutto sconosciuto alla gente, che non aveva la minima idea di che cosa ci fosse stato qua in passato di così storicamente importante, ma soprattutto aveva anche una funzione ludica, perché qui ci venivamo la domenica a volte per portare i bambini. Era un parco aperto a tutti, non si pagava ingresso, non si pagava niente. Qui hanno recintato tutto, gliel'ho detto a uno dei responsabili che è passato adesso là sullo sfondo, e gli ho detto che qui hanno privatizzato tutto, non c'è più niente di pubblico, più niente che sia fruibile al singolo cittadino. C'è una cosa, il guccio del culo, sì. Quello è rimasto pubblico. No, è diventato, prima era privato e è diventato pubblico. C'è stato uno scambio, ecco, le cose importanti qui sono private. Allora, quello è Monte Gennaro, dove c'è il Monte Guadagnolo anche là dietro, dove ci sono tutte le emittenti televisive del Lazio, diciamo, perché là sopra si copre praticamente quasi tutto il Lazio, e in tutte e tre, tutte quasi 360 gradi, ed è un posto bellissimo perché c'è l'abbazia della Mentola, non so se la conosci,
mentolina. Dove vendono la mentuccia. Sì, cioè sono tutti derivati, quindi anche il liquore alla menta, che gli abati, i fratacchioni amici tuoi producono. Che ricordiamo che in latino mentula significa cazzo, quindi mi pare che sia giusto. Giustamente. No, vanno sempre col cordone. Diciamo. Certo, della mentola non a caso. Non a cazzo. Sì, appunto. Allora, guardate, per concludere questa prima parte, qui c'è una cosa molto importante perché noi siamo latori della dichiarazione delle suore. Ecco qua. Troppo bella. Il sindaco caccia le suore per mettere i negroni. Le suore hanno detto no, mettete i negroni. Così non arriviamo. Vogliamo rimanere. Questo sindaco non capisce che un cazzo. Che non capisce le esigenze delle suorine. Vabbè, chiudiamola qui. Bene. Qui riguardiamolo un attimo, solo per far notare che questo edificio, che apparentemente è un parallelepipedo, in realtà era una quadrifora, aveva un arco su ogni lato, vedete, lì ce n'è uno, di qua ce n'è un altro, di là sono stati poi ovviamente tamponati in epoca medioevale per sfruttarci lo spazio interno. Sorreggono vicendevolmente. Certo, e quindi è fra l'altro l'unico arco conosciuto romano quadriforo, quindi è anche una particolarità in quel senso lì, ma rispetto all'iconografia ufficiale, ripeto, a mio parere questo è più tardo come costruzione ed è sicuramente commemorativo dell'impresa di Germanico del 409 d.C. E quindi ecco, cari amici, buon proseguimento e alla prossima occasione.